Nel santuario di Tindari, la solenne celebrazione di insediamento del nuovo vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco. A presiedere la funzione Salvatore Cristina, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e arcivescovo di Catania. Il servizio di Orazio Aleppo. È stato il santuario di Tindari ad accogliere la messa solenne di ordinazione di Monsignor Guglielmo Giombanco, nuovo vescovo di Patti, quella stessa chiesa che San Giovanni Paolo II nel 1988 definì custode delle memorie del passato e speranze per il futuro. Monsignor Giombanco ha ricevuto l'anello, la mitra e il pastorale dall'arcivescovo metropolita di Catania, Salvatore Cristina, tutto sottolineato da un lungo applauso dei tanti fedeli, giunti anche da Acireale, diocesi da cui proviene il presule, dove è stato vicario generale accanto al vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Nato a Catania nel 1966, Monsignor Giombanco ha un curriculum di tutto rilievo, laureato all'Università Lateranense, vicario episcopale per il culto e i sacramenti, giudice del Tribunale Ecclesiastico, docente di diritto canonico. Nel saluto alla comunità di Patti, il neovescovo ha sottolineato come chiese ed istituzioni civili abbiano il compito di promuovere il bene comune. Offrire percorsi di speranza per il popolo che spesso è segnato da difficoltà e da sofferenze, finché si ha la certezza di non essere soli, perché il Signore cammina con noi, tutto diventa magnificamente bello e valido, anche se è difficile affrontarlo giorno dopo giorno. Monsignor Giombanco succede a Monsignor Ignazio Zambito, che lascia la diocesi di Patti dopo quasi 28 anni per raggiunti i limiti di età, così come prevede il diritto canonico.